Mi tocca fare questo video, già. Parliamo quest'oggi di Terminator Destino Oscuro. E no, questo video non sarà una recensione, bensì una vera e propria demolizione. Vi dirò quindi cosa non mi è piaciuto del film e beh, le scene che hanno poco senso. Opinione mia, ovviamente. Iniziamo proprio con il nuovo Terminator, il Rev9. Che può sdoppiarsi in due, separando il suo esoscheletro dall'involucro esterno. Per di più, è in grado di assimilare le sembianze delle persone che tocca, o meglio, anche qualcos'altro. E ok. E come se non bastasse, può anche controllare i computer o qualsiasi altro apparecchio elettronico, grazie al suo plasma, se così si può chiamare. Oh, e parla pure, già. Belle cose, certo, che già tanto se gliele vediamo fare almeno una volta ciascuno. Tra l'altro, più guardavo l'attore che lo interpreta, Gabriel Luna, più mi sembrava ricreato completamente in digitale e non ne capisco veramente il motivo. All'inizio del film bisogna leggere dei sottotitoli in quanto parlano in messicano. Nulla da dire, per carità. Alle volte però Dani, che sarebbe la protagonista del film, risponde ai suoi compaesani un po' in messicano, quindi sottotitolata, ed un po' in inglese, quindi doppiata in italiano. E mi sono chiesto perché? Problema di doppiaggio forse, o meglio di traduzione? Poi vi è Diego, il fratello di Dani, che, beh, vuole superare Bruno Mars sui social. Io non sento nominare Bruno Mars da qualcosa come il 2013, più o meno, soltanto perché ha 147 like in un post. Certo, mettiamo degli intermezzi social in un film che di social non ha niente, a parte le intelligenze artificiali che sono futuristiche, ma sto divagando, quindi andiamo oltre. Lo stesso fratello, poi, si sacrificherà in modo del tutto inutile, perché ogni protagonista deve perdere qualcuno a lui caro. Il bello è che per tutto il resto del film mi sono persino dimenticato che la protagonista aveva un fratello, e credo che persino la sua stessa sorella se lo sia dimenticato. Ottimo lavoro! Grace, che sarebbe il robottone donna girl power dai capelli biondi corti e dal doppiaggio in italiano altrettanto mascolino, è un personaggio che vuole soltanto dire anche le donne possono essere forti nei film d'azione. Cara Grace, ma se sei veramente il robot buono del film, o comunque, vabbè, un soldato a fin di bene, per quale motivo mi massacri quei poveri poliziotti all'inizio del film? Che poi, se ci pensate bene, sono soltanto rimasti, giustamente, sottolineo, scioccati dall'aver visto una donna piovere dal cielo? Le sue origini, tra l'altro, cioè è diventato un cyborg perché nel futuro, durante uno scontro con altri Terminator, rimane l'unica sopravvissuta del suo plotone. No, ma non si è davvero mai vista una cosa del genere, quando mai? Questa è una piccola scenetta, ovvero quando, quando Sara tiene il cellulare all'interno di un pacchetto di patatine. Ovvia pubblicità nascosta, perché secondo lei l'alluminio blocca il GPS. Ho avuto dubbi di questa affermazione fino a un certo punto nel film, quando mi è stata data la conferma del fatto che è una vera e propria baggianata. Skynet nel futuro di questo lungometraggio non è mai esistita. Al suo posto però vi è Legion, un sistema di guerra cibernetico. Quindi è semplicemente Skynet, ma con un nome diverso. Grace, quando racconta i primi 3 giorni dell'apocalisse delle macchine, viene mostrato soltanto il primo giorno, dove vi è un aereo a caso che precipita ed esplode in modo molto digitale. Mostrare gli altri 2 giorni sarebbe stato troppo costoso, ovviamente. Meglio concentrarci su una sola scena che non serve assolutamente a nulla. Il futuro vuole seccare Dani perché partorirà colui che sconfiggerà Legion. Mi sa di già visto anche questo, ma poi, zan zan zan, colpo di scena, alla fine si scopre che è lei la chiave per salvare il futuro. Poi, nella scena della rivelazione, Sara se ne esce con lui è John! No, tuo figlio era John, quello che hai osservato per bene nella scena del bar all'inizio, senza fare nulla. Vi è poi una scena, ma una scena talmente insensata da farmi non so cosa dal fastidio. Il cattivo imita la voce di un superiore durante una comunicazione per dire ai soldati che i protagonisti che stanno attraversando parte della frontiera sono in realtà dei criminali e ordina loro di catturarli o comunque ucciderli. Un Terminator che non ama fare il lavoro sporco. Poi
Poi, mentre effettivamente vengono catturati questi protagonisti, solo allora il cattivone decide di far schiantare un drone contro di loro. Disastro, direte voi. No, perché li manca e vengono portati comunque in caserma, quindi a cosa è servito? Esplosioni a caso ovunque. E poi ce la mettiamo tanto di Michael Bay, eh? La furbona Dani parla alle autorità dei Terminator e ovviamente non le credono. Chissà come mai. Senza apparente motivo il cattivone entra nella caserma e inizia a fare un macello. In modo alquanto imbarazzante ed inutile soprattutto. Le scene d'azione di questo film infatti sono molto forzate, quasi obbligate, come se bisognasse inserirle per forza. Tutti fuggono dalla caserma? Certo, ma perché Grace deve colpire quel povero pilota che sta sull'elicottero? Ah già, manovalanza? Perché anche le girls possono fare le bad. Poi, subito dopo, il cattivo, che vi ricordo essere un Terminator ultra tecnologico, chiede a delle guardie dove può trovare un elicottero, come se non potesse farlo da solo. Arnold appare, sì, dopo un'ora e un quarto, quindi praticamente a due sesti del film, visto che non dura neanche due ore piene. Il Terminator si scopre avere una coscienza, si è sposato, ha cresciuto un figlio insieme a quella che è diventata poi sua moglie, dopo averli salvati dal padre violento. Ok, va bene. Io non so cosa dire. Anche Terminator ha messo su famiglia. Ma che belle trovate. Ah, e aggiungo, è anche un tappezziere, non dimenticatevelo. Di punto in bianco poi Dani si mette ad urlare: sì, sconfiggeremo quella cosa, usatemi come esca. In modo fomentato e davvero privo di significato. Per di più, ogni tanto all'interno del film ha anche avuto tempo e modo, non so come, per truccarsi a vedere dagli occhi. Va bene pulirsi se ci si sporca, ma truccarsi? Per non parlare di quella macchia sulla guancia sinistra che appare e scompare continuamente durante tutto il film. Grace dice di saper pilotare un aereo. Bene, ma allora chiudi lo sportellone. No, no, niente, il cattivone è già salito a bordo, lascia stare. Sempre Grace, all'interno del film, riesce a fare delle coreografie pazzesche, avendo anche un fisico atletico, certo, ma com'è che Arnold le prende un sacco, dato la sua enorme e possente comunque stazza? Quanti problemi ha questo film? Troppi, soprattutto perché non aveva bisogno di esistere. Ed il problema più grande è che Cameron l'ha fatto soltanto per annullare i tre precedenti, ovviamente per ripicca, in quanto non era stato interpellato durante la realizzazione di questi. Bene, vi ho elencato tutti i problemi che ho notato in modo abbastanza diretto, conciso, ma soprattutto polemico. Voi invece, che cosa ne pensate in merito? Mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti se avete visto il film e se avete trovato o comunque notato i miei stessi identici problemi. Vi ringrazio per aver visto fino a questo punto. Qui, Viral, chiudo.